Stefano, innanzitutto come state? No, noi stiamo bene perché siamo in linea d'aria, cioè noi siamo verso la Siria, proprio a 150 km dalla Siria, però l'epicentro è a circa in linea d'aria un 300 km e che abbiamo sentito alle 3, verso le 3, non mi ricordo bene di preciso, la scossa si è sentito forte e quindi poi quello che è successo l'avete visto meglio voi, le notizie ci arrivavano più dall'Italia perché qua non è neanche facile quando succede una cosa del genere, quello che ti accade attorno. Certo, dove eravate nel momento del terremoto? Eravamo in hotel, che qui erano, mi sembra, le 3, non mi ricordo di preciso. Comunque chi stava ai piani più alti l'ha sentito forte. Siamo stati fortunati perché siamo su una zona sul mare e quindi un po' più tranquillo. La situazione qual è lì da voi? Ma qui apparentemente è calmo, però è la strada che poi porta, diciamo, nella zona, è tutta ambulanze, camion di soccorsi, un via vai, quasi subito, perché è una statale e si passa per forza dove siamo noi e quindi tutto il giorno sono carovane di ambulanze, di camion, di soccorsi, ecco. Noi dovevamo ripartire oggi perché hanno annullato le gare, è un lutto, non so fin quando dura, perché una catastrofe del genere è veramente grave. Quindi dovevamo ripartire oggi, dovevamo cambiare i biglietti, ma poi non ci sono i voli, c'è molto, molto caos e quindi abbiamo preferito per adesso stare qui in hotel dove eravamo. Ma noi siamo un gruppo di 14 persone, non è stato neanche facile, poi abbiamo dietro biciclette, bagagli e quindi diciamo che dove siamo ci sentiamo tranquilli e quindi abbiamo optato per aspettare il momento giusto per ripartire. Però insomma la paura oggi, faccio un esempio, c'è cioè un mio collega che ha sentito un elicottero, che passano elicotteri e si è spaventato, convinto che era schiena terremoto, è fuggito fuori da questo negozio, quindi la tensione si percepisce. Qui hanno sospeso, c'è un lutto, c'è un via vai, è quello che vediamo, perché poi oggi facendo un giro i soccorsi arrivano da tutte le parti e tutti si stanno adoperando per andare in soccorso, insomma, verso il cratere e portare dai viveri, ambulanze che continuano in continuazione sempre per la stessa direzione, camion con coperte, eccetera, eccetera.